non ho messo tutto, cioè Ah, ho lasciato un sacco di ci roba per siamo. il secondo libro. Il secondo libro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo in diretta, stiamo chiacchierando con Luca Ward, che in questo momento è in automobile. Sei andato a fare il vaccino, Luca? O No, devi andare? sto Stai andando? andando, sto Stai andando, per andando. questo mi avete beccato in macchina perché mi hanno messo l'appuntamento alle 4. Io avevo chiesto di spostarlo di mezz'ora, ma hanno detto no, signor Ward, non si può, non si può. Dico, vabbè. Tu non hai tuonato con la voce minacciandoli, tipo alla Samuel Jackson, No, no, io ho fatto tipo... No, ho provato a fare Gatto Silvestro, però non è andata bene lo stesso. Allora, intanto io e Ilaria Mauri ti diamo il benvenuto a queste dirette del martedì. Questo spazio si intitola Spin-off e come vedrete tutti quelli che ci stanno seguendo con noi è Luca Ward e io l'abbiamo definito il re del doppiaggio italiano. Almeno negli ultimi 30 anni, 20, 25, 30 anni, beh, Luca, sì, dai, passate, poi ne parliamo, cioè passate la generazione degli Amendola, passata la generazione dei Fantoni, eccetera, e c'è la tua, cioè ora c'è la tua. Vabbè, siamo in tanti, però insomma, siamo una bella squadra. Il doppiaggio italiano, insomma, fra uomini, donne, bambini, ragazzi, insomma, siamo un bello squadrone, un bello squadrone. Bello squadrone. Senti, io volevo iniziare subito chiedendoti una delle, forse la voce che è più importante, anche più perentoria, più forte, più energica che hai interpretato. Quando è che hai iniziato? Il primo doppiaggio in che anno? Ma guarda, i doppiaggi, perché io ho cominciato prima dagli sceneggiati televisivi della Rai, avevo 3 anni quando ho cominciato. Il doppiaggio è venuto un po' dopo, è venuto verso gli anni 70, 70, 71, avevo sì 10-11 anni, perché il doppiaggio era veramente difficile da realizzare. Era più facile fare uno spettacolo in teatro che fare il doppiaggio. Il doppiaggio è una macchina infernale che il pubblico non conosce perché non sono abituati a vedere, insomma, le sale di doppiaggio. I set sì, il teatro sì, lo possono vedere, ma il doppiaggio avviene in studi chiusi, quindi si sa molto poco. Ma il doppiaggio è sicuramente il mezzo più difficile da usare per un attore. Certo. Senti, ecco, prima di entrare, Ilaria è pronta con un po' di domande per ricordarti cosa c'è su questa tua biografia edita da Sperling e Kupffer. Io ti volevo chiedere, partiamo un attimo da Russell Crowe, il gladiatore. C'è questo monologo che reciti tu verso quasi, non in so, no, quanto manca alla fine? 15 minuti, 10, 20 minuti, insomma, verso la fine. Te lo ricordi? Sì, come no, certo. Sono Massimo Decimo Meridio, comandante delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. E poi c'è un'altra frase: al mio Mamma mia. segnale, scatenate l'inferno. Mamma mia, ma Bellissimo, un comunque. cult, da brividi, Ma veramente. Ilaria, hai sentito? Cioè, sembrava fosse amplificato. Cioè, Una roba, non so che guarda, ho cosa. la pelle d'oca, C'è il microfono, veramente. sembrava che avessi un'amplificazione, non so come hai Sì, fatto, c'ho ma il vabbè. microfono qua. Qui c'è un apparato con tutti gli amplificatori, ce l'ho tutti sotto pelle, tipo Matrix, sai, quella roba là, insomma. Prego, Ilaria, vai. Ecco, io volevo iniziare già dal titolo che hai scelto un po' per la tua biografia, Il talento di essere nessuno, un nessuno che però è un po', diciamo così, essere tutti, perché hai dato la voce a moltissime persone e hai anche interpretato a tua volta tantissimi ruoli, da 100 vetrine, a Elisa di Vivombrosa, appunto, ti associano al gladiatore, sei il nostro gladiatore, Hugh Grant, quindi quel nessuno... Ecco, mi suonava un po' così. Ma sì, perché in realtà il talento di essere nessuno è che cioè noi quando nasciamo abbiamo tutti un talento, da una parte o dall'altra un talento c'è lì, messo da qualche parte. Poi bisogna capire qual è, scoprirlo, trovarlo. Pensate che molti lo scoprono magari
in età ormai avanzate, cioè scopriamo delle persone improvvisamente, che ne so, cominciano a fare teatro a 50 anni, a 60 anni, magari quando sono andati in pensione scoprono di essere delle attrici o degli attori straordinari. Quindi io ci ho provato in tutti i modi a non fare l'attore, però evidentemente era proprio quello il mio talento, perché mi portava lì. Io provavo a scappare, più scappavo e più mi riportavano in sala di doppiaggio. Non c'è stato niente da fare. Io più correvo e più quelli mi riacchiappavano. Che devo fare? È andata così. Ecco, appunto, hai avuto una vita super intensa, nel senso che comunque prima di arrivare a fare il teatro, a fare l'attore, il doppiatore, le hai provate di tutte, dal facchinaggio al garzone di bottega, un po' per necessità hai fatto virtù. Sì, diciamo di sì. In realtà io ho provato a fare tanti mestieri perché non volevo fare l'attore. Essendo figlio di genitori non famosi, quindi come si dice, incerti nel mestiere, purtroppo, molto precari, anzi precarissimi, avevo visto veramente spesso nei volti, nei discorsi, magari sentiti di nascosto, sai, i bambini sono curiosi, no? Le difficoltà di mamma e papà, e quindi non volevo fare quel mestiere, non lo volevo fare, non, no. Ho provato in tutti i modi a scappare, a non farlo, però inevitabilmente il destino mi ha poi portato là, per carità. Io sono stato sicuramente più fortunato di mio padre e di mia mamma, certamente. Però ecco, diciamo che sono partito avendone molta paura di questo lavoro. Avevo proprio paura, avevo il terrore, avevo visto troppa sofferenza, non... E ce n'è tanta anche oggi, perché poi sai, gli attori che lavorano continuativamente non sono tanti. Noi siamo tre volte gli operai della Fiat, ma quelli che lavorano sono una parte infinitesimale, sono poche centinaia di attori. Ecco, infatti, se diciamo così all'epoca già si faceva fatica, ma c'era la speranza di campare con l'arte, con lo spettacolo, adesso le speranze anche dopo questo periodo di pandemia e di chiusure si sono ulteriormente abbassate. Che prospettive vedi tu per il futuro di questo mestiere? Ma guarda, oggi devo dire che, a parte questo disastro che ci è capitato, ma ne stiamo uscendo, io credo che stiano cambiando diverse cose, si affacciano sul nostro panorama figure nuove come Netflix, Amazon, Team Vision, produzioni nuove, produzioni straniere, americane, e quindi ci sarà sicuramente molto da fare, più lavoro per tante persone, soprattutto non soltanto per gli attori, ma per le maestranze. Ricordiamo che le nostre maestranze, i nostri tecnici che fanno appunto televisione, cinema e teatro, sono i migliori tecnici del mondo. Questo a detta delle grandi produzioni americane, delle grandi major inglesi, cioè i nostri sono veramente forti. Quindi è un momento, secondo me, bello, positivo, e che sfocerà sicuramente in tantissimo lavoro. Vedremo nelle nostre città tanti set, ritorneremo un po' agli anni in cui si facevano 300 film l'anno in Italia, quando il nostro cinema era il grande cinema. E questo, insomma, è molto importante che si siano facciate queste nuove figure, è fondamentale proprio anche per le produzioni nostrane, perché le spingerà, no, questa nuova linfa le spingerà anche probabilmente a cercare strade diverse, strade nuove, strade forse più internazionali, come dire. Certo. Ecco, invece vai Davide, vai. No, io volevo, visto che parlavi di cinema internazionale, mi veniva da chiederti quell'episodio che citi nel libro con Stanley Kubrick, no? Dove si sapeva, no, che Kubrick sceglieva i doppiatori proprio per filo, uno per uno, ed era esigentissimo anche sulla fase di doppiaggio, dei singoli doppiaggi, delle singole versioni nazionali. Ecco, ti racconti, il tuo Animal era Baldwin, Adam Baldwin, no? L'attore che hai doppiato in Full Metal Jacket. Guarda, quella è stata un'occasione meravigliosa, che per fortuna sono riuscito a vivere, perché in realtà io avevo fatto il provino per il film a luglio,
Dopodiché ero partito in vacanza, stavo col mio camper in giro in Turchia, non mi ricordo dove ero, ero molto lontano. E quando riuscirono a contattarmi, all'epoca non c'erano i cellulari, i telefoni, mi dissero: guarda che hai vinto il provino. E io gli ho detto: sti cavoli, per non dire un'altra cosa. E dico: io sto in vacanza, non torno. E mi dissero: guarda, no, Kubrick ti aspetta. Aspetterà il tuo rientro. A me questa cosa mi ha detto: ma come, potrebbe farlo con un altro? Kubrick mi aspetta. Beh, vabbè, c'è qualcosa che non torna. Cioè, sembrava uno scherzo, e invece era proprio così. Io sono tornato a fine agosto, sono arrivato in sala. All'epoca lo studio si chiamava International Recording, uno studio storico, meraviglioso di Roma, che purtroppo non c'è più. E io sono entrato in sala quel pomeriggio. E sulla poltrona c'era Stanley Kubrick, cioè detto: non è un cartonato, proprio lui. E a quel punto è nato un rapporto bellissimo. Tra l'altro, lui si chiedeva sempre, ogni volta che facevamo una scena, dice: ma come fate ad essere così veloci? Io, per fare queste battute, le ho dovute preparare, farle studiare. Voi in un nanosecondo tu vai lì e incidi, e io gli ho detto: certo, Stanley, io so De Ostia. Mica sono come attori tuoi di Londra. Io sono De Ostia, faccio prima, no? Chiaramente questo gioco a lui piaceva moltissimo, e quindi questo la dice lunga anche su quanto il nostro lavoro sia stato poi apprezzato da questi giganti del cinema. Sì. Senti, invece c'era una frase nel tuo libro che riguardava il doppiaggio di Samuel Jackson, no? In Pulp Fiction. Tu dicevi: la voce di un nero non puoi rifarla, almeno per un bianco è molto difficile. Allora, anche questo è un aspetto che valutiamo poco, no? Poi si parla molto, no? Di bianchi che interpretano, cioè, sai, la ripulitura bianca, però con la voce qualcosa si può fare, ti puoi avvicinare, per esempio, a un afroamericano. Tu almeno ci hai provato con Samuel Jackson, e scrivi anche nel libro: i risultati ti erano parsi anche buoni, a noi sono parsi buoni. Vabbè, diciamo che tu è un compromesso quello che usi, perché allora i neri hanno delle corde vocali che sono il doppio delle nostre, sono molto più potenti, molto più dinamiche, possono salire con degli acuti pazzeschi e avere al contempo delle basse incredibili. Per cui io, quando vado su Samuel Jackson, mi faccio il segno della croce e che Dio me la mandi buona, perché è veramente difficile. Per un bianco accostarsi alla voce di un nero. Però diciamo che il mio è un compromesso, ovviamente, come tale deve essere preso. Devo dire che poi, quando vedo i ragazzi, spesso mi è capitato di vedere dei ragazzi con la frase del monologo, no, di Pulp Fiction, Ezechiele 25-17, il cammino dell'uomo timorato. E la vedo scritta sulle magliette dei ragazzi, questa cosa mi fa un enorme piacere, perché quello è uno degli attori più difficili da doppiare, quindi insomma, che poi se la scrivono, insomma, sulle magliette, fa un certo piacere, un certo effetto. Poi tu, diciamo, la carriera tua proprio a livello alto esplose con 007, no? Con Brosnan. Ti ricordi questo momento che ti No. hanno richiamato, ti hanno anche fatto andare a casa quando hai fatto 007, che ti hanno detto: torna domani. Sì, perché. Eh sì, perché 007, quando io andai a fare il provino, ero particolarmente emozionato, perché l'attore che doppiava Sean Connery, prima di me, Pino Locchi, che era stato anche lui uno 007, mi disse anni prima, 20 anni prima, mi disse: guarda che tu un giorno presterai la voce a Bond. Io l'ho guardato e gli ho detto: ah Pino, ma che stai a dire? Ma te pare che io doppio Bond? Ma di che stiamo a parlare? E invece poi fui chiamato a comprovino. Quando arrivai quel giorno, io mi sono emozionato. E quindi non c'è niente da fare: quando ti emozioni, la voce non esce. Il direttore di doppiaggio, Pino Corizzi, l'ha capito al volo, perché mi conosceva bene, e si è inventato una cosa non vera. Ha detto: Luca, guarda, hanno telefonato da casa, devi andare perché c'è un problema. Capirai, apri di cielo. Io ho preso il casco, stavo in moto, sono schizzato di fuori. Mentre stavo accendendo la moto, mi sono sentito bussare sulla spalla. Era Pino Corizzi che mi dice: no, buono, sta fermo, non corre da nessuna parte, non è successo niente. Però ho capito che ti sei emozionato. Torna domani. E
infatti tornai il giorno dopo e poi scelsero la mia voce per fare 007. All'epoca poi essere scelti per doppiare Bond era proprio un fatto, cioè succedeva veramente qualcosa. Oggi ormai non è più così, però all'epoca nel 94 diventare Bond era proprio una cosa importante. Pensa che quando io entravo negli stabilimenti per anni, i fonici e tutti i tecnici del doppiaggio, che sono insomma i miei colleghi, mi facevano la musichetta del 007 appena entravo nello studio, quindi è una cosa bellissima. Ecco, mi inserisco per girarti la domanda di una nostra spettatrice, Roberta, che ti chiede cosa ti ha lasciato 7 chilometri da Gerusalemme. Uno dei film, forse, vabbè, l'unico film da protagonista che ho fatto al cinema, e quindi ci tengo particolarmente perché poi non ne ho fatti altri, quindi ho fatto solo quello come protagonista. Cosa mi ha lasciato? Mi ha lasciato intanto aver contribuito, cioè alcune battute di quel film sono state scritte e volute da Karol Wojtyla, che oltre ad essere il Papa che è stato, era anche un ex collega nostro, perché lui era un ex attore di prosa. E Sì. lui si appassionò a quel progetto perché voleva che la gente riflettesse. Dice: non mi interessa di che religioni siano, cioè, però io voglio che con questo film le persone riflettano. E così è stato. Quindi ho avuto la possibilità di lavorare a un film dove Karol Wojtyla aveva prestato la sua preziosa mano per scrivere alcune battute di quel film. Poi ho conosciuto una terra meravigliosa prima della guerra, la Siria. Pensate che noi eravamo in Siria a girare un film sulla cristianità, su Gesù, e noi avevamo, pensate, sempre lo show, le persone a migliaia si fermavano. E quando passavamo da una città all'altra, tipo Aleppo, Damasco, facevamo chilometri con queste carovane di camion, di tir, che aveva l'effigie di Gesù sui camion, perché era, il film era su Gesù, c'era il titolo in inglese, il titolo in arabo, la bandiera siriana e la bandiera italiana, e noi passavamo, sapete quando passa il presidente degli Stati Uniti con tutta la gente fuori? Esattamente la stessa cosa. L'accoglienza che abbiamo avuto dai siriani è stata una cosa che non dimenticherò mai. Soddisfatta Roberta, vero? Soddisfatta Ecco, la ne nostra approfitto lettrice. per farti un'altra domanda dai nostri ascoltatori. È Flavio che ti chiede cosa ricordi del doppiaggio del videogioco Splinter Cell. Ah, Splinter Cell è stato il doppiaggio dei videogiochi che ho amato di più. Ma perché? Dovete sapere, io ho doppiato i primi 3 episodi. Poi non si sa bene perché, dal Canada, decisero improvvisamente di cambiare voce e di dare a Splinter Cell, alla voce del protagonista, un'altra voce. C'è stata una sollevazione popolare mostruosa, cioè ragazzi che hanno portato il videogioco ai negozi, hanno fatto firmare le petizioni, hanno fatto la raccolta di firme, tant'è che 2 episodi dopo io ritornai a doppiare Splinter Cell, per cui io sono affezionato a quel ruolo, a quell'attore, oddio, attore, va bene, a quel personaggio di quel videogioco, perché ho avuto l'affetto del pubblico, la dimostrazione dell'affetto del pubblico e un riconoscimento altissimo, tanto che piegarono la produzione a richiamarmi per fare quel personaggio. E sono soddisfazioni, come si suol dire. Madonna, È rientri proprio un veramente. capopopolo, cioè, ti è entrato Massimo Decimo Meridio, ti è entrato dentro, è una cosa Eh impressionante. sì, lì, sai, quando entra, io adesso perché mi sono levato l'elmo, ma ce l'ho in macchina, io giro con l'elmo a Roma. I vigili non mi dicono niente, tanto lo sanno, dice, vabbè, quel matto de Ward con l'elmo, lascialo passare, ormai. Ma tra l'altro, sempre a proposito del gladiatore, tu nel tuo libro racconti questo episodio che mi ha fatto molto ridere, che avevi collegato la sigla, la colonna sonora del gladiatore alla porta di casa e ogni volta che Come? entravi, finché tua figlia Praticamente. non ha fatto un blitz. Sì,
una figata. Io appena entravi a casa c'era uno switch sulla porta che faceva partire lo stereo e partiva la colonna sonora dei Gladiatori. Ed è stato così per un sacco di mesi. Un giorno rientro a casa di corsa, vado in bagno e dico, oddio, ma non è partito lo stereo. E com'è? Allora, vado a vedere, lo stereo è acceso, lo switch funzionava. Dico, che è successo? Mi giro, sul tavolo c'era un CD spezzato, un bigliettino di mia figlia Gwendalina, a papà, hai rotto il cazzo con sto Gladiatore. Proprio scritto così, scusate, non ho fatto la parolaccia, sennò tu rende l'idea, capito? Magnifico, gli inconvenienti del mestiere sono questi. Posso, Ilaria, una cosa sola, visto che stai parlando di queste voci, ma qual è stato il personaggio più difficile, onestamente, da doppiare? Quello dove ti sei detto, guarda, stavolta non ce la faccio, hai trovato degli ostacoli, un ostacolo forte? Guarda, sicuramente Pulp Fiction è stato il film più difficile. Io avevo 34 anni, Samuel Jackson ha 10 anni più di me. Quando io ho visto quel film, perché ce l'hanno fatto vedere prima, all'epoca si doppiava così, e a me mi è preso un colpo, ho detto, ma sto film è indoppiabile, a parte che era in slang, quindi era veramente, non si capiva una parola. Ma poi doppiarlo era proprio, e avevo paura. Quando sono arrivato in sala il primo giorno di doppiaggio ero molto timoroso, e sempre Pino Colizzi, perché era sempre lui il direttore di doppiaggio, credo uno dei più grandi direttori di doppiaggio della storia, mi disse, se sei qui è perché tu lo puoi fare, altrimenti qui non ci staresti. Questa frase un po' mi ha alleggerito, però io per tutto il film, come dire, me la sono fatta sotto, perché era veramente difficile quel film, molto difficile. Ila, a te. Allora, guarda, volevo approfittarne per farti un'altra domandina da parte del nostro pubblico. Allora, c'è Silvia che ti chiede, c'è la possibilità di un nuovo doppiaggio nel Gladiatore 2 in fase di preparazione? Ma guarda, non lo so, se ne dicono tante sul Gladiatore 2. Sono anni che sento dire che devono fare il Gladiatore 2, ma non lo faranno, no? Non credo. Io non penso che faranno questa sciocchezza, penso che no, perché di sciocchezza si tratterebbe, quello è un film che è diventato un cult in tutto il mondo, quindi perché andare a rovinare, no, io spero che qui non lo facciano, lo fecero con Il Corvo, se vi ricordate, dopo la morte di Brandon Lee, fecero Il Corvo 2 e Il Corvo 3, e lo fece Vincent Perez, che ha segnato poi la fine della sua carriera, quindi... Insomma, sarei attento a fare il 2 del Gladiatore, come dire. Certo, assolutamente. Ma senti, Luca, secondo me c'è anche un'altra voce che a me è sempre piaciuta molto, che fa un po' quello che sto facendo io adesso, cioè balbetto un po', che è Hugh Grant. Hugh Grant ha un po' questo... Io delle volte l'ho sentito in originale, lo dico non perché sei qua, però preferisco davvero la tua voce, quella di Hugh Grant. È una voce veramente molto complicata anche quella da recuperare. Ecco, lì che lavoro hai fatto con Hugh Grant? Ecco, vedi, tu hai colto nel segno, perché hai colto proprio una cosa tecnica. Se tu senti in originale Hugh Grant, ti rendi conto della difficoltà che può avere un attore nel doppiarlo. Hugh Grant è veramente l'attore tecnicamente più complesso in assoluto, perché lui lavora molto, molto con gli occhi, molto con l'espressività del suo volto, e il suo modo di recitare è molto anglosassone. E io invece lo devo riportare in italiano, però mantenendo il suo stile di recitazione, altrimenti faccio un disastro. E devo dire che insomma Hugh Grant è tosto, però è talmente bravo. Lui è di una bravura, io quando lo sento in originale, sento lui come dice le battute, trovo che sia veramente geniale. È uno dei pochi attori inglesi che non sai mai come dirà la battuta, dice adesso questa come la dice, e ogni volta ti sorprende, è veramente un gigante. Ok. Ila, avevi qualche curiosità, vero? Volevamo... Sì, guarda, io volevo che raccontassi un po' la storia di tuo nonno, perché devo dire che
Ti è piaciuta molto? Mi ha colpito moltissimo, mi ha spiazzato. Sarà che quando l'ho letta ero anch'io più o meno su un'isoletta in mezzo all'oceano e quindi ho avuto quell'attimo di smarrimento. Che ho detto, oddio, però è una storia pazzesca, una storia incredibile, che poi è legata anche al fatto, come ti raccontavi, che molti storpiano il tuo cognome, non sapevano come pronunciarlo, è diventato un po'... Sì, il mio cognome lo pronunciano in tutti i modi, cioè, questo è proprio palese che noi italiani l'inglese non lo vogliamo studiare, non ce ne può fregare di meno, noi siamo italiani e parliamo italiano. Guarda, la storia di mio nonno è una storia straordinaria, perché la famiglia d'origine di mio papà di Boston, loro avevano una grande compagnia di navigazione che faceva viaggi in tutto il mondo e trasportava merci, e mio nonno aveva gli equipaggi, all'epoca erano misti, c'erano equipaggi bianchi e neri, ovviamente. I neri erano molto più resistenti e più forti dei bianchi. Proprio per questo, perché mio nonno era pure un po' paravento, li trattava allo stesso modo dei bianchi. Cioè, loro avevano le cabine come i bianchi, venivano pagati come i bianchi, gli stessi diritti. Questo gli ha creato sempre un po' di casino, naturalmente, con gli altri armatori americani, che non vedevano di buon occhio questa cosa. Non gli andava bene, perché loro trattavano diversamente i loro equipaggi, però per mio nonno era fondamentale che il marinaio comunque stesse bene, perché se stava bene il marinaio la nave veniva governata in un certo modo, e mio nonno ci teneva molto. Ironia della sorte, proprio ironia della sorte, mio nonno durante un viaggio di ritorno dal Sudafrica prese la febbre gialla. All'epoca con la febbre gialla i bianchi riuscivano a guarire, i neri morivano. Era proprio segnata la loro fine. Per cui l'equipaggio, la parte di equipaggio nero, si ammutinò, prese il comando della nave. Mio nonno fu legato e buttato in mare e fu ucciso così. Quando poi la nave, l'equipaggio, gli ufficiali ripresero il controllo dell'imbarcazione, riportarono l'imbarcazione a Boston e naturalmente l'equipaggio fu condannato. Furono condannati tutti all'ergastolo. Però questa cosa mio padre me la raccontò quando io avevo 11 o 12 anni, per spiegarmi, perché aveva il terrore che l'avessi poi magari saputo dopo in maniera sbagliata, per spiegarmi il perché di quel gesto dettato da quegli uomini, che era stato dettato soltanto dalla paura e non dalla cattiveria, dalla paura di morire, e quindi avevano fatto un gesto terribile del quale poi si erano pentiti sicuramente dopo averlo fatto, ma non perché erano finiti in galera, perché probabilmente chiunque si sarebbe poi pentito di aver fatto un gesto del genere. E questo mio padre me lo raccontò, io mi ricordo che ero bimbetto, ero piccolo e dicevo però sì, ho capito che loro ci hanno avuto paura, però hanno ammazzato nonno, no? Sai, nel bambino... Certo. Lì per lì non l'ho capito molto, però poi crescendo, andando avanti, sono stato contento che mio padre me l'abbia raccontata quella verità, perché allora l'ho capita, insomma, poi l'ho digerita e l'ho capita. Ecco, questo è uno dei tanti episodi di vita familiare, di vita privata, che tu hai racconti nel tuo libro. Diciamo così, hai svelato tutto in una volta quella vita che avevi finora conservato dietro un'accuratissima privacy, come ad esempio i tuoi matrimoni o anche la malattia di tua figlia Luna. Sì, sai che c'è? Che... anche perché tante volte ti senti dire, no? Tante volte mi sono sentito dire, vabbè, ma te sei fortunato, vabbè, ma te c'hai culo, vabbè, ma te che fortuna che c'hai. E io tante volte ho detto, ma come fanno? Cioè, ma che ne sanno della vita mia? Cioè, uno magari ha fatto mille peripezie, mille... Dice, non è vero, fortunato di che? Sì, poi per carità, sei più fortunato rispetto a un altro, perché magari... sei vivo, sei sano, non ti ammali, quelle sono sfighe, non c'è niente da fare, però diciamo che l'ho voluta un po' raccontare questa cosa, anche se poi è Mondadori che me l'ha chiesto, perché io non ci sarei mai arrivato, anche per raccontare un po' chi sono, che non sono il personaggio, vabbè, l'attore, quello figo, volevo raccontare Luca, il ragazzo di Ostia, semplice, con i suoi difetti, con le sue paure,
anche con le sue fortune, perché io delle fortune comunque ce l'ho avute, ma anche tante sfortune, quindi poi la vita è un mix, insomma, ecco, più o meno questo. L'ho scritto anche in relazione alla malattia di mia figlia, della malattia di mia figlia per 9 anni non ne ha saputo niente nessuno, ma perché io volevo proteggere lei. Quando lei è abbastanza grande ha capito e ha voluto comunque, no, che questa cosa venisse fuori anche per la ricerca di quanto è importante. Pensate, per queste malattie, che sono malattie rare, la ricerca proprio non si muove. Noi siamo invisibili, non ci siamo. E questa è una cosa che non può essere. La ricerca deve essere per tutto, per tutti, è importante. Pensate in quanto tempo sono arrivati i vaccini, in pochi mesi. Ma perché sono arrivati in pochi mesi? Perché sono arrivati pioggia, denaro a pioggia. È arrivato. La ricerca, i laboratori si sono potuti mettere in moto, lavorare, eliminare la burocrazia, e le cure stanno arrivando e sono arrivate. Pensate, ecco, anche per le altre malattie. Bisogna spendere di più per la ricerca, è fondamentale, è importante, ma questo lo dobbiamo fare anche noi. Non possiamo sempre accusare i governi, perché il governo da poco, ma lo possiamo fare anche noi. Anche noi possiamo andare allo sportello dei Bambini Gesù a Roma o in qualsiasi altra città e fare una donazione, no? Tanto siamo sicuri che quando i soldi li dai all'ospedale, sicuro che vanno ai laboratori di ricerca. Ecco, questo è poco, ma sicuro, insomma. Anche perché, ecco, tu hai raccontato anche le difficoltà incontrate nei primi mesi di lockdown per continuare le cure, che appunto in Italia non sono possibili, perché essendo una malattia rara siete seguiti anche in Francia, Lione, e i tempi si sono allungati. Insomma, queste difficoltà si saranno riconosciute tante altre famiglie italiane. Ma sì, per forza. Io diciamo che mi sono fatto portatore. Ho usato, diciamo, tra virgolette, la notorietà per portare alla luce un problema. Cioè, noi a marzo dell'altro anno ci hanno impedito di andare a Lione, dove solo a Lione in Europa fanno i busti correttivi per la piegatura della colonna, che sono però antirotativi. In Italia gli antirotativi non li facciamo. Quindi noi potevamo andare soltanto a Lione. Che già questa è una cosa assurda, che noi con le eccellenze che abbiamo non facciamo i busti antirotazione. Il fatto che i francesi ci hanno chiuso le frontiere, ci hanno sbattuto la porta in faccia, hanno fatto aggravare chiaramente molte di queste malattie. Mia figlia in 5 mesi è peggiorata di quasi 38 gradi in più di curvatura, e ormai non c'è più niente da fare, serve solo l'intervento. Ecco, io questa cosa voglio che non accada più. Siccome ci dicono che arriveranno altre pandemie, ce ne saranno altre, bene, ok, abbattete Schengen, fate quello che vi pare, teneteci chiusi dentro casa, però i corridoi sanitari non li dovete toccare per nessun motivo, né se ti chiami Macron, né se ti chiami Merkel, né se ti chiami chi te pare a te. I corridoi sanitari devono restare aperti, perché nella carta europea del malato c'è scritto chiaramente. Ilaria, io non so che cosa aggiungere. Luca, noi questo appello ovviamente lo amplifichiamo e cerchiamo che almeno, se ci ritroveremo in una situazione così difficile come è stata quella di un anno fa, poi qualcosa un po' è cambiato, insomma, almeno nei mesi successivi. Però se ci ritrovassimo mai in una situazione del genere, davvero speriamo che ci si comporti in maniera diversa da questo punto di vista, perché il rischio è di aumentare i problemi quando il problema è già grosso in partenza. Senti Luca, no, metterci a nudo così, comunque io ho una grande stima di una persona che sa raccontare cose così delicate in questo modo. Senti, Luca, ti volevamo chiedere due cose al volo, adesso stiamo sforando un po' la nostra mezz'oretta, ancora 2 minuti. Mi chiedevano, chiedi a Luca assolutamente a tutti i costi, io voglio fare il doppiatore, un giovane doppiatore. Quali consigli dare? Cosa bisogna lavorare? Dove bisogna lavorare? Bisogna anche, per esempio, fare un po' gli attori, bisogna imparare a recitare e poi a doppiare. Guarda, sì, allora, il doppiatore non esiste.
dirette. Esistono gli attori che prestano la loro voce ad altri attori. Ci si forma in teatro. Gli attori si formano soltanto in teatro, ragazzi. Non vi fate abbindolare da accademie, accademucce, robette, cioè, no. Scuole di teatro. Tanto in Italia siamo pieni. Per fortuna stanno riaprendo, quindi anche le accademie di teatro le ritroverete nei vostri teatri. In tutte le città ci sono docenti, attori italiani che insegnano questo mestiere. Ci si prepara lì, ci si forma lì e poi il doppiaggio è una tecnica, si imparerà anche la tecnica del doppiaggio. Adesso in molte scuole di teatro, in molte accademie è stato inserito anche il doppiaggio, quindi anche nell'accademia possono trovare diciamo attori che lo fanno e possono in questo modo farvi capire come si svolge l'attività del doppiaggio. Ok, quindi insomma imparate a recitare, diventate attori, dopodiché prestate la voce a qualche ai divi o anche alle figure di secondo, terzo, quarto piano. E tu tra l'altro iniziasti in un film bellissimo che era quello di Concialotti, a 30 secondi dalla fine, eri il coprotagonista, insomma, hai dato una voce al coprotagonista, un film bellissimo secondo me, che ricordo hai di quell'esordio altissimo, in grande stile. E quello è stato il primo film, diciamo, da protagonista, perché era l'attor giovane, ok? C'era John Voight, Rebecca De Mornay per la parte femminile e Eric Roberts, grandissimo, straordinario attore. E quella è stata la mia prima occasione, proprio la prima occasione. Io vinsi il provino, prima d'allora avevo fatto proprio Buongiorno signore, ecco le sue valigie, e niente di più, niente di meno. Poi lavorandoci sopra, preparandomi, cercando di studiare, eccetera, arrivò questo provino. Quando mi chiamarono, mi dissero: hai vinto il provino? E ho detto sì, bella cazzata, mi è stata piacere, impossibile. Dice, no, Luca, hai vinto il provino, quindi devi fare il film. E quello è stato... Io ho fatto i salti di gioia, però poi, ovviamente, anche il senso di responsabilità, perché avevo paura di sbagliare. Però ero nelle mani di un grande direttore di doppiaggio, che era Carlo Baccarini. I dialoghi erano di Claudio Razzi, che è stato il mio primo suocero, che è stato uno dei più grandi dialoghisti italiani, e quindi ero abbastanza, come si dice, protetto. Tant'è che poi, da quel film in poi, il doppiaggio non ha più fatto a meno di me, insomma. Certo. Senti, e Luca, allora, io faccio un'ultima domanda, Ilaria, e poi dopo chiudiamo. Faccio un'ultima domanda. Senti, tu nel tuo libro citi davvero dei grandi personaggi, dei grandi attori, come ti diceva poc'anzi, e poi sono diventati doppiatori. Ne cito alcuni. Che ricordo hai, se li hai conosciuti? Paolo Stoppa, per esempio. Paolo Stoppa, io ci ho fatto il Demetrio Pianelli. Io facevo uno dei suoi due figli, ero insieme a Loris Loddi, che è un pochino più grande di me, e Paolo Stoppa, cioè è stato 1963 a Via Teulada, gli studi della RAI, io ho fatto le mie prime 15 cose, con un parruccone biondo, perché sai, bisogna essere biondi, non si sa bene perché, era bianco e nero, dovevi essere biondo, vabbè, non si sa, e quello è stato il mio primo lavoro. Di Stoppa un ricordo bellissimo, perché lui con i bambini era veramente un uomo amorevole, stava ore e ore con noi a farci giocare, a farci divertire, con tutto che si doveva preparare, studiare le battute. Io un ricordo bellissimo di quell'uomo, bellissimo. Senti, è un altro nome, tra l'altro c'è mia mamma, mi ha scritto, mi ha detto, vi sto seguendo, mia mamma era una fan di Sergio Fantoni. Allora ti chiedo, Sergio Fantoni lo citi più volte, ecco anche lui, che ricordo di una figura straordinaria, un attore teatrale, non solo, e poi voce di tantissimi grandi attori. Guarda, a me l'hanno detto tante volte, mi hanno detto, dice, ma lo sai chi mi ricordi quando lavori? Sergio Fantoni, che per me è un complimento gigantesco, primo perché Sergio ha una voce meravigliosa, che io ho sempre ritenuto meravigliosa, ma l'interpretazione di Fantoni, come interpretava, se voi vi ricordate, c'era una volta in America, faceva James Woods. Sì. È una cosa, se voi lo sentite, ancora oggi non c'è stato nessuno che è riuscito a doppiare quell'attore
come l'ha doppiato Fantoni. È stata una cosa meravigliosa. E poi era un uomo meraviglioso, un uomo buonissimo, un uomo, ma poi leggero, cioè lui ogni volta diceva: ammazza Sergio, che bella sta scena, ma va a stare un pecoglione, andiamo a pian caffè. Cioè era proprio una meraviglia di professionista. Bene, bene. Senti, allora Luca, noi ti ringraziamo davvero di questa tua presenza nella nostra, quella che è la nostra prima puntata. Abbiamo fatto una puntata zero, vero Ilaria, la settimana scorsa, del nostro spin-off con il direttore del Festival di Venezia, che era Alberto Barbero. La seconda è con Luca Ward, che è l'autore del libro Il talento di essere nessuno, editore Spelling e Cooper. Vi ringraziamo Spelling e Cooper perché sono straordinari, è uno degli editori italiani con cui si lavora magnificamente, vero Ilaria? È vero, confermi Luca. Luca, confermi? È vero Davide, hai detto una grande verità. Sono molto bravi e sono anche molto attenti. Scrupolosi. Allora Luca, davvero, noi l'abbiamo definito il re del doppiaggio italiano, nonché grande attore di cinema, di teatro, eccetera, insomma, lo ringraziamo davvero tanto. Ti lo chiediamo lasciamo andare ultimo... a fare il vaccino. Sì, il vaccino, un ultimo regalo Ilaria, ci dai una battuta, la battuta che più ti è piaciuta recitare e ci dici anche, magari qualcuno non se lo ricorda, in bocca di quale attore è finita, se ce la vuoi dare così al volo. Guarda, cioè, una battuta bellissima di un film che io ho amato e amo, Il Corvo, Brandon Lee, e c'era questa battuta bellissima che lui dice alla bambina: non può piovere per sempre. E quella frase, io ce l'ho scritta sui miei social, figurati, se tu apri Facebook c'è scritto Luca Ward, è sotto, non può piovere per sempre, che è una frase che io dico sempre quando c'è qualche problema a qualcuno, quando sta attraversando un momento brutto, io dico sempre: non può piovere per sempre, perché poi dovrà uscire il sole. Quella per me è una delle battute più belle della storia del cinema. Grazie Luca. Ma anche per questo momento, direi. Per questo momento, assolutamente. Iniziamo a vedere qualche spiraglio di sole tra le nuvole. Grazie mille Luca. Grazie Luca, presto, noi ci vediamo martedì prossimo. Grazie. Grazie. Noi ci vediamo martedì prossimo, Ilaria, sempre con spin-off. Ciao Luca, e ci sarà Rocco Siffredi, ricordiamo, la prossima settimana. Così ci vedete. Le lezioni di sesso edite da Mondadori con Rocco Siffredi. Luca, se vuoi seguirci, ci darà qualche informazione. Non so se a te serve. A noi, io e Ilaria le sappiamo già. Non so a te. Così freddi non me lo perdo, guarda, la prossima volta non posso perderlo, è un grande. Grazie, ciao, grazie ragazzi, ancora Luca, presto, ciao. Ciao.